Ciaccia, basta così! Era lontano 85 metri! Era 85 metri di distanza e sparava a un bersaglio in movimento! Lee Harvey Oswald ha sparato 3 colpi con un moschetto italiano di vecchio tipo in 6 secondi soltanto! Con ben 2 colpi a segno, di cui uno alla testa! Cari amici appassionati di storiografia militare, buongiorno e bentornati nel quartier generale e canale di Venezia, il serenissimo Venezia 90. Abbiamo il basco, l'odioso basco canadese alla Montgomery, quindi pensate quanto mi odierete in questo video, giusto per capire. Allora, questa è un cimelio, diciamo, un basco, il basco canadese, che l'ho comprato 3-4 anni fa quando ho speso mezzo stipendio per quanto riguarda tutta l'attrezzatura per iniziare a giocare a soft air. Basco che alla fine non ho mai adoperato, mai adopererò, perché comunque mi trovo molto meglio o con il berretto di lana quando si tratta dell'inverno, o semplicemente il classico baseball cap all'americana. Tutto qui. Allora, video richiesta, perché per gentile richiesta da parte di un utente iscritto al canale mi è stato chiesto di parlare di uno dei 3 fucili principali della storia del Novecento, e di conseguenza quest'oggi andremo a parlare di un'arma leggendaria, un'arma che fu il nostro fucile d'ordinanza per quasi tutto il Novecento. 80 anni di servizio, ebbene vi presenterò, ragazzi, il Carcano modello 1891, più conosciuto come Mannlicher Carcano modello 1891, un fucile che ha fatto l'arma d'ordinanza principale del nostro esercito dal 1892 fino praticamente alla fine degli anni 80, quando venne definitivamente sostituito, e per definitivamente intendo su qualsiasi reparto, dal moderno fucile d'assalto in calibro 5.56 Beretta AR-7090. Quella storia a parte. Allora, come sapete, dovrò leggere alcune parti dalla storia dell'enciclopedia Le Armi Famose, del volume numero 2 di Gun, Il Mondo delle Armi Leggere, enciclopedia che ha comprato mio papà molti anni fa e che risale alla metà degli anni 90. Allora, nato praticamente dalla fusione dell'otturatore del progettista Salvatore Carcano e del caricamento a pacchetto di von Mannlicher, progettista d'armi austriaco, il 91 dimostrò nei suoi ben 80 anni di servizio di essere un'arma sufficientemente robusta ed efficiente, e per certi versi persino innovativa. Perché? Perché garantiva al soldato di portare per lo stesso peso più munizioni e di conseguenza con un calibro più leggero, che appunto a parità di peso aveva la possibilità per il soldato di portare un maggior numero di cartucce. Stessa cosa che poi capitò quasi 90 anni dopo con l'introduzione del calibro 5,56 mm NATO. Anche quella storia a parte. Allora, vi racconterò un po' la storia e, ragazzi, abbiate pazienza, preparatevi perché il video potrebbe essere abbastanza lungo. Parliamo di un'arma in servizio per più di 80 anni presso le nostre forze armate, quindi di conseguenza portate pazienza, ne vale la pena, che appunto vi leggerò un po' la storia, mettendo qualche mia opinione e commento personale, come uso fare di solito, del Mannlicher Carcano modello 1891. Allora, che se ne parla da più di 30 anni ormai, che dalla morte di John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti, che appunto il mistero non verrà mai svelato. Di certo si sa solo che dopo l'attentato di quel fatidico 22 novembre del 1963 a Dallas, in un magazzino di libri scolastici venne rinvenuto un fucile che apparteneva a Lee Oswald, che è appunto l'assassino ufficiale di Kennedy, almeno secondo i risultati della commissione Warren. L'arma si trattava di un Mannlicher Carcano munito di ottica di puntamento per il tiro di precisione a lunga distanza, ovvero il fucile italiano d'ordinanza modello 91, come lo conosciamo noi, il nostro 91. Il giallo di Dallas porta firma italiana, ed è quasi una beffa se si pensa che gli americani questo fucile l'hanno sempre considerato come un catenaccio. Insomma, dal Garand al 91 c'è un abisso per quanto riguarda tecnica e
la tecnologia tra i due fucili e secondo il mio punto di vista, per quel poco che ne so di armi, sono anche imparagonabili. Addirittura gli americani dicevano che era pericoloso in quanto scarsamente robusto nella chiusura dell'otturatore, che difatti non si trattava della parte meglio riuscita dell'arma. Viene quasi da pensare che chi ha organizzato l'attentato abbia voluto prendere in giro fino in fondo gli americani, facendosi beffa che appunto con un fucile catenaccio brutto e simbolo di un'industria, di una nazione povera, abbia fatto fuori il presidente degli Stati Uniti. Ebbene, non è assolutamente così, perché comunque il fucile modello 91 a ripetizione ordinaria, acquistato per posta da Oswald per pochi dollari, come un'arma. Si rivelò un'arma terribilmente micidiale, infallibile e dal tiro rapidissimo. Allora, purtroppo, questo fucile, il nostro fucile d'ordinanza, raramente gli è stata fatta giustizia, tanto che da noi stessi italiani venne considerato come un fucile obsoleto, vecchio, poco efficace e addirittura inaffidabile. Sì. Dalle guerre coloniali della fine del secolo scorso fino alla campagna di Russia, dalla linea del Piave fino ai tumulti e disordini pubblici degli anni 70, quando lo vedevamo imbracciato con il modello Moschetto 91 Cavalleria all'arma dei carabinieri, impegnati in operazioni di ordine pubblico, il 91 è quasi sempre stato criticato, vilipeso, addirittura sottovalutato. Ma forse tutto dipende dal fatto che quest'arma, non certo per sua colpa, ha visto più sconfitte che vittorie. Ebbene sì, ragazzi, a parte la vittoria della Grande Guerra contro l'Austria-Ungheria del 1918, il 91 andò incontro solo a delle sconfitte, ma non per certo per colpa sua o per colpa dei nostri soldati. Se però si analizza con occhio disincantato, valutandolo per quello che è nulla di più, non è certo colpa sua se è stato così a lungo in servizio. Si scopre che quest'arma non è certo quel rottame che tutti ci vogliono far credere. Anzi, ai suoi tempi, pur se non poteva competere in precisione e qualità dei materiali, ripeto, risultati di un'industria per una nazione povera come il neonato Regno d'Italia di fine 800, non poteva di certo appunto competere con armi del tipo il Mauser svedese, anch'esso in calibro 6,5, ma però per molti versi il nostro 91 era all'avanguardia, se non altro per la relativa economicità della realizzazione, fattore sempre molto importante per un'arma da guerra, che appunto era destinata ad essere distribuita in milioni di esemplari a milioni di uomini. Verso la fine del secolo scorso, l'enciclopedia degli anni 90, quindi si riferisce al secolo XIX, fine 800, con nazioni confinanti che avevano adottato o stavano per adottare moderni fucili che utilizzavano cartucce caricate con polvere senza fumo, vedi la Francia con il Lebel calibro 8 mm, introdotto nel 1886, l'Italia decise di mandare in pensione ormai il vecchio e superato Vetterli Vitali modello 1870, che lo vedremo in servizio presso l'arma territoriale a cui apparteneva il giornalista Attilio Frescura, lo scrittore del libro Diario di un imboscato, che appunto avevano ancora in dotazione i vecchi modelli Vetterli, ancora in calibro 10,35, caricata a polvere nera. Il Ministero della Guerra e diede al generale Gustavo Parravicino il compito di individuare il nuovo fucile d'ordinanza e nel 1889, messo il bando di concorso, vennero valutate praticamente tutte le armi europee, dai Lee inglesi ai Mauser tedeschi, passando addirittura per i Lebel francesi. Ma la commissione presieduta da Parravicino respinse tutti i fucili presentati. L'anno successivo venne deciso che la futura, scusate, arma d'ordinanza avrebbe dovuto sparare una cartuccia di piccolo calibro, esattamente i 6,5 mm, soluzione che avrebbe consentito, data la leggerezza del proiettile, una traiettoria di tiro molto tesa, quindi più facilità di colpire una sagoma umana in piedi alle varie distanze, come è successo a Kennedy, se ci pensiamo. E che dire? Anche questa volta furono scartate ottime armi che portavano firme prestigiose come i Mauser, i Mannlicher di produzione austriaca, e fu scelto il fucile prodotto dalla fabbrica d'armi di Torino a cui aveva lavorato l'ufficiale capotecnico Salvatore Carcano, già ideatore dell'omonimo fucile ad ago con otturatore girevole e scorrevole,
primo fucile a retrocarica dell'esercito italiano, adottato nel 1867, armi in calibro 17,5 mm, che derivava dal fucile ad avancarica modello 1860. Allora, vediamo a come si arrivò alla fusione Mannlicher-Carcano, semplicemente perché il progettista d'armi austriaco Ferdinand Ritter von Mannlicher ideò il famoso caricatore a pacchetto, che appunto era il vero, diciamo, protagonista del fucile, quello che appunto riuscì meglio, la famosa piastrina caricatore con l'innesto a pacchetto. Ecco spiegato il motivo per cui, soprattutto all'estero, come abbiamo visto nel caso Kennedy, il nostro 91 è conosciuto come Mannlicher Carcano, cioè con il nome del barone austriaco davanti, a sottolineare la maggiore importanza del sistema di caricamento dell'arma, piastrina con caricatore a pacchetto di 6 colpi, che appunto rispetto a quella del sistema di chiusura, appunto autoratore girevole scorrevole, che non era certo la parte più riuscita dell'arma. La commissione del generale Paravicino decise di adottare il nuovo fucile nato a Torino nel 1891, ed il 5 marzo del 1892 il Ministero della Guerra diede l'adozione ratificata con l'atto numero 57 a firma del ministro Luigi Pellò, in cui si legge: è adottato e introdotto in servizio un nuovo fucile del calibro di millimetri 6,5 e che prenderà la denominazione di fucile modello 1891. Sono pure adottate e introdotte in servizio le cartucce del suddetto fucile, che prenderanno le denominazioni seguenti, che vabbè, non vi sto a elencare perché sennò la tirerei troppo in largo. Una delle caratteristiche, questa ve la voglio leggere, più curiose del nostro 91, sta nella rigatura dell'anima della canna, che non è a passo costante ma progressivo. E sinceramente non so cosa voglia dire. Ragazzi, apro una parentesi. Per quanto riguarda, se volete saperne di più in campo di armi da fuoco, come spiegazioni tecniche e anche prove sul campo, vi consiglio l'eccezionale canale di Vlad Sparastorie, che veramente è il miglior recensitore di armi da fuoco che potete trovare attualmente nel web, assieme su YouTube, assieme a Forgotten Weapons di Alan McCallan. Continuando. Soluzione considerata all'epoca da noi italiani come un segreto, invece si scoprì poi che non adottammo assolutamente niente di nuovo, quanto già ampiamente sperimentata su pistole ad avancarica americane di fine 800, tipo le Remington. Sì, allora, ragazzi, in quanto al funzionamento, il 91 alla fine è un classico fucile ad otturatore girevole scorrevole, bolt action, come si usa a definirli al giorno d'oggi, di tipo Mauser, con alcuni tratti che ne denunciano chiaramente l'età, come l'alzo che ricorda quello del precedente Vetterli Vitali, ed il vistoso serbatoio delle cartucce che sporge dalla cassa e fa corpo unico con il ponticello del grilletto, che cioè, una cosa assolutamente problematica per quanto riguarda, diciamo, fu un tallone d'Achille questa larghezza della camera di caricamento del serbatoio delle cartucce, perché non era propriamente il massimo per la guerra di trincea. Acqua, fango, neve, detriti si incastravano e appunto potevano causare malfunzionamenti all'arma, dato che in Libia venne inventata una soluzione all'italiana: si mise un fazzoletto all'interno proprio per evitare l'entrata dei detriti. Alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, il 91 fu ringiovanito, adottando la versione denominata modello 9138, con canna accorciata diciamo anche un po' alleggerita, e con una rigatura a passo costante di un giro in 240 mm, e si avviò una ricameratura, diciamo una ricalibratura delle cartucce, passando dal 6,5 al 7,35 mm.
Venne semplificata la tacca di mira del tipo fisso e tarata per il punto in bianco a 300 metri e l'alzo ritornerà di tipo regolabile in elevazione sul modello 9141, riaccorciato ancora nella canna, passando 690 mm dagli 800 del modello 91 di fanteria, quello che vediamo in tutte le foto durante la Prima Guerra Mondiale. Che dire? Che dire, è un fucile che veramente vide molti riaggiornamenti, che conta una dozzina di versioni diverse, compreso il moschetto balilla che era lungo appena 75 centimetri e sempre del calibro 6,5, e nel 38 venne adottata la versione TS, cioè truppe speciali, ricamerato per la potente cartuccia Mauser da 8x57 mm in dotazione ai nostri alleati tedeschi. Parlando un po' della produzione del modello 91, volevo proprio dirvi che pensate che dal 1891 al 1945 furono prodotti, nelle diverse varianti, più di 5 milioni e 200 mila armi nei vari arsenali, e i principali erano prodotti dall'arsenale di Terni. Quindi fu praticamente il fucile più prodotto in Italia durante tutto il Novecento. La nostra arma più prodotta in assoluto. E assieme alla pistola d'ordinanza Beretta 34 in calibro 9 mm corto. Un'altra cosa che volevo dirvi è che durante il disastro di Adua nel 1896, il nostro corpo truppe coloniali in partenza dal porto di Napoli, ben addestrato ad utilizzare il nuovo modello 91 che era entrato in servizio da 3 o 4 anni, i nostri geniali comandi decisero di sostituirlo con il più vecchio modello 1870 Vetterli Vitali in calibro 10,05. Pensate, immaginate voi il panico che si creò tra i nostri soldati, perché i nostri comandi hanno sempre avuto il vizio di, come la leggenda sui contadini, che piuttosto che consumare un paio di scarpe nuove, continuo ad usare quelle vecchie. Non so se mi sono spiegato. E poi, vabbè, non dico che sia stata quella la causa principale della sconfitta di Adua, tutt'altro, ci furono varie motivazioni del disastro della campagna militare ad Adua del 1896, però secondo me anche la questione della sostituzione all'ultimo secondo di un tipo di fucile, anche quello ha avuto la sua parte. Bene ragazzi, il nostro modello 91 era un gran bel trasformista perché tutto sommato, dall'infuocato deserto libico, passando per le gelide steppe russe, al fango, la neve dei monti tra la Grecia e l'Albania, fece più del suo dovere e con onore, e la sua cartuccia di piccolo calibro, con traiettoria radente, si rivelò un'intuizione geniale che ha fatto scuola nel settore delle armi da spalla. Avete capito? Il nostro 91, un'arma dall'aspetto rustico, semplice, che vantava la soluzione innovativa del caricatore a pacchetto da 6 cartucce e non era assolutamente diverso, questo allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, rispetto ai fucili degli altri paesi. Vedi ad esempio il Mauser K98, il più vecchio Lebel francese, adottato nel 1886. Cioè, pensate anche a questo. Con l'unica differenza che il nostro 91, avendo una cartuccia di minor calibro, però con un colpo in più nel caricatore, permetteva al soldato di portare più cartucce per una stessa parità di peso. Quindi si rivelò tutto sommato anche un'arma innovativa. E non voglio sentirmi dire, come mi è capitato una volta da un appassionato, che il 91 in Russia funzionava male perché gelava e grazie al cazzo non avevamo gli oli lubrificanti e gli oli anticongelanti. È chiaro che il 91 gelava come qualsiasi altra arma che prestò servizio nell'inverno russo che non aveva l'olio anticongelante. Spero di essermi spiegato, tanto che i nostri soldati dovettero provvedere alla soluzione della nonna adottando un pastrano per coprire l'arma, un elmetto, il nostro M35 coperto di braci, metterlo sotto la canna per evitare il congelamento dell'otturatore che comunque era già abbastanza duro di per sé. E parlando un po' del 91-38 truppe speciali, era l'arma individuale principale del battaglione alpinisciatori Monte Cervino.
Quindi anche lì, altro mito da sfatare, non era il moschetto automatico Beretta MAP38 l'arma principale del battaglione alpinisciatore Montecervino? Non è. Era il moschetto Carcano modello 9138 truppe speciali, lo stesso che aveva in dotazione la divisione paracadutisti Folgore e molti altri reparti d'élite dell'esercito italiano e anche della Regia Aeronautica. Il MAP38 era praticamente in dotazione in grossi quantitativi solo alla Brigata di Fanteria San Marco, che ne dedicherò un video riguardo al tentato assalto e conquista del porto di Tobruk da parte di commandos britannici. Quindi, ragazzi, ripeto, il modello 91 fu un ottimo fucile che fece ampiamente il suo dovere e prestò un onoratissimo stato di servizio per più di 80 anni. L'arma più prodotta dalla nostra industria bellica per tutto il Novecento, un'arma semplice, rustica, ben costruita, ben fatta e che non aveva niente di meno rispetto ad altri fucili. Tutto qui. Un'arma che appunto dal deserto della Libia fu il protagonista anche dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Tutto qui. Signori e signori, da Gunn, il mondo delle armi leggere. Mannlicher Carcano modello 1891, per più di 80 anni al servizio del nostro esercito. Bene, io penso che posso concludere qui. Se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, cliccando sulla campanellina. Spero che il video sia di gradimento per chi mi ha fatto la richiesta. Spero di averlo accontentato nel miglior modo possibile. Commentate, fatemi sapere le vostre considerazioni e opinioni. Se avete qualcosa da aggiungere, vi prego, fatelo, perché comunque ho dovuto leggere e le fonti vengono da Gunn, il mondo delle armi leggere, non da opinioni personali. E ripeto, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sulla pagina Instagram Venezia90 e dal Serenissimo Venezia90 è tutto, vi auguro un buon pomeriggio e arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.